Buonasera a tutti. Scusate, io ho notato che parlando qui purtroppo però la responsabilità di un non si può dire che qui dobbiamo purtroppo parlare di un problema, ma non avere già la responsabilità, tanto che una situazione così grave induce sicuramente un provvedimento. Io mi auguro che la procura si sia informata di questa cosa. Sì, sì. E quindi se la procura si è stata informata e ha detto di conseguenza. Quindi quando c'è da fare un privato che vada per una società e chiedere le analisi che devono essere fatte, beh, se una vittima si può anche rifiutare di dare quegli elementi. Se però naturalmente tutto è portato alla procura, la cosa è diversa. Quindi quello che penso che sia giusto fare in questo caso è che se la politica, come al solito, in tempi critici della politica, andrà avanti, allora bisogna dire anche la procura da parte della stessa, perché sennò non ci si fa. Perché quello che è così, non si può fare come stare in cambalino, non si può pure pensare, ecco, per esempio, è cambiato, diceva Cesare, è cambiato l'amministrazione di genere, subito allora in quel caso si è tutto risappiato. Non è possibile più questa cosa, sappiamo che c'è questo problema, ma sappiamo che c'è sicuramente una responsabilità adesso, perché è normale, se dovesse succedere qualcosa la responsabilità c'è, non si può dire, non si può più dire, anche se l'amministrazione non ci stava niente, siamo d'accordo, però insomma c'è una situazione che è altamente grave, è una situazione che sicuramente fa capolino la pelle per quello che ho sentito, e quindi bisogna perché capire molto duro, tutte queste questioni in sostanza ci sono altamente da sono impianti, quella la parte non è per la popolazione. Quindi oggi dobbiamo agire più bello che possibile, quindi non possiamo dire che un Oliverio oppure un assessore all'ambiente di Cantavo, no, bisogna agire subito, bisogna arginare subito queste cose, i soldi non si trovano, e possiamo andare avanti con questo discorso, perché noi che siamo qua, dobbiamo fare una terra di fuoco un'altra volta. E non è pare una cosa che possa essere concepita, indipendentemente dal colore politico, chiunque sia qui adesso, destra, sinistra, devono risolvere una situazione gravissima che bisogna per forza cosa fare. Grazie. Io l'ultima ordinanza in cui vietava l'utilizzo del per allora, nel 2013 di persone di Cerenno e di Patriati Pupante iniziato inviato una denuncia carabinieri a tutti, possibile e impossibile. Nel 2013 è da quello che siamo partiti noi, cioè dal 2013 il comune, carabinieri, polizia, il ministero, le diamo da tutti con un raccomandato. Ci sono 700 firme depositate, quindi chi li vuole si possono anche mostrare. Io ho aperto dicendo che noi non andiamo alla ricerca di responsabilità perché non siamo noi che li dobbiamo cercare. Noi i problemi li mettiamo sul tappeto e poi ci sono. Scusa Arturo, per adesso non andiamo alla ricerca della responsabilità, perché a noi interessa assolutamente risolvere il problema. Dopodiché, per quanto mi riguarda, io chiederò i danni, chiederò soldi, perché se a casa mia, se io non posso più neppure fare il giardino, perché non posso migliorare il consumo, se la mia casa valeva 2, adesso vale mezzo, io voglio che qualcuno mi paghi. Ma papà, più che altro quanto abbiamo mangiato di quella roba? Ma a parte chi? A parte chi? Speriamo che ci diventava solo a questi danni. Noi ce la siamo mangiati con l'acqua di quella cosa che abbiamo coltivato con l'acqua di quel fondo. Facciamo di intervento in maniera ordinata.